Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa quinta domenica di Quaresima, la liturgia proclama il Vangelo in cui San Giovanni riferisce un episodio avvenuto negli ultimi giorni della vita di Cristo, poco prima della Passione. Mentre Gesù si trovava a Gerusalemme per la festa di Pasqua, alcuni greci, incuriositi da quanto egli ancora andava compiendo, esprimono il desiderio di vederlo. Avvicinatisi all'Apostolo Filippo, che gli dicono: «Vogliamo vedere Gesù». Vogliamo vedere Gesù. Ricordiamo questo desiderio. Vogliamo vedere Gesù. Filippo ne parla a Andrea e poi insieme lo riferiscono al Maestro. Nella richiesta di quei greci possiamo scorgere la domanda che tanti uomini e donne di ogni luogo e di ogni tempo rivolgono alla Chiesa e anche a ciascuno di noi. Vogliamo vedere Gesù. E come risponde Gesù a quella richiesta? In un modo che fa pensare. Dice così: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto». Queste parole sembra che non rispondano alla domanda posta da quei greci. In realtà essi vanno oltre. Gesù infatti rivela che Lui, per ogni uomo che lo vuole cercare, è il seme nascosto, pronto a morire per dare molto frutto. Come a dire: se volete conoscermi, se volete capirmi, guardate il chicco di grano che muore nel terreno, cioè guardate la croce. Viene da pensare al segno della croce, che è diventato nei secoli l'emblema per eccellenza dei cristiani. Chi anche oggi vuole vedere Gesù, magari provenendo da paesi e culture dove il cristianesimo è poco conosciuto, che cosa vede prima di tutto? Qual è il segno più comune che incontra? Il crocifisso, la croce. Nelle chiese, nelle case dei cristiani, anche portato sul proprio corpo, l'importante è che il segno sia coerente con il Vangelo. La croce non può che esprimere amore, servizio, dono di sé senza riserve. Solo essa, solo così, essa è veramente l'albero della vita sovrabbondante. Anche oggi tante persone, spesso senza dirlo, in modo implicito, vorrebbero vedere Gesù, incontrarlo, conoscerlo. Da qui si comprende la grande responsabilità di noi cristiani e delle nostre comunità. Anche noi dobbiamo rispondere con la testimonianza di una vita che si dona nel servizio, di una vita che prenda su di sé lo stile di Dio, vicinanza, compassione, tenerezza, e si dona nel servizio. Si tratta di seminare semi di amore, non con parole che volano via, ma con esempi concreti, semplici, coraggiosi, non con condanne teoriche, ma con gesti di amore.
Allora il Signore con la sua grazia ci fa portare frutto, anche quando il terreno è arido, a causa di incomprensioni, difficoltà o persecuzioni o pretese di legalismi o moralismi clericali. Questo è terreno arido. Proprio allora, nella prova e nella solitudine, mentre il seme muore, è il momento in cui la vita germoglia per produrre frutti maturi a suo tempo. È in questo intreccio di morte e di vita che possiamo sperimentare la gioia e la vera fecondità dell'amore, che sempre, ripeto, si dà nello stile di Dio: vicinanza, compassione, tenerezza. La Vergine Maria ci aiuti a seguire Gesù, a camminare forti e lieti sulla strada del servizio, affinché l'amore di Cristo risplenda in ogni nostro atteggiamento e diventi sempre più lo stile della nostra vita quotidiana. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Concedite Spiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passionem eius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, oggi in Italia si celebra la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Le mafie sono presenti in varie parti del mondo e, sfruttando la pandemia, si stanno arricchendo con la corruzione. San Giovanni Paolo II denunciò la loro cultura di morte e Benedetto XVI le condannò come strade di morte. Queste strutture di peccato, strutture mafiose, contrarie al Vangelo di Cristo, scambiano la fede con l'idolatria. Oggi facciamo memoria di tutte le vittime e rinnoviamo il nostro impegno contro le mafie.
Domani ricorre la giornata mondiale dell'acqua, che ci invita a riflettere sul valore di questo meraviglioso e insostituibile dono di Dio. Per noi credenti, sorella acqua non è una merce, è un simbolo universale ed è fonte di vita e salute. Troppi fratelli, tanti, tanti fratelli e sorelle hanno accesso a poca acqua e magari inquinata. È necessario assicurare a tutti acqua potabile e servizi igienici. Ringrazio, incoraggio quanti con diverse professionalità e responsabilità lavorano per questo scopo così importante. E penso, per esempio, all'Università dell'Acqua, nella mia patria, a coloro che lavorano per portarla avanti e per far capire l'importanza dell'acqua. Grazie tante a voi, argentini, che lavorate in questa Università dell'Acqua. Saluto tutti voi che siete collegati tramite i media con un ricordo particolare per i malati e le persone sole. Vi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.